Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di un tema molto importante perché si parla ovviamente giornalmente di quella che è la guerra, il conflitto tra Russia e Ucraina, meno si discute, meno si parla invece della potenza di fuoco che alcuni paesi, la Russia in primis, ha anche soprattutto sul fronte della cybersicurezza, del web, ma dall'altra parte parleremo anche di qual è stata la reazione dell'Occidente o se volete dei grandi colossi del web che proprio in virtù di questa guerra hanno risposto in maniera molto forte. Tutti avete visto insomma le grandi società, le grandi piattaforme come Netflix, come Facebook, come altre di questo tipo che hanno lasciato la Russia. Evidentemente una guerra mediatica, una guerra web in corso, e di questo discuteremo anche e soprattutto perché ci deve interrogare sul futuro di tutti noi, in qualche modo sulla nostra capacità di proteggerci rispetto a questi mondi che ormai come dire, sono il nostro pane quotidiano, quello in cui viviamo giornalmente. Ne parliamo con un esperto in un certo senso, un collega giornalista, Marco Renzi, che saluto e ringrazio intanto. Buonasera, grazie. Buonasera. Per essere venuto, Marco, perché è presidente di LSD, insomma, che si occupa della libertà di informazione anche e soprattutto in questa era digitale, e fondatore della Digit, che è una fiera sul giornalismo digitale. Ne parleremo. Però, come dire, partiamo un po' da un ultimo pezzo che tu hai scritto, un ultimo studio in un certo senso che tiene insieme diverse questioni e viaggia proprio su quella linea d'onda che dicevo prima, cioè quando i grandi colossi o quando gli Zuckerberg di turno decidono di scendere in campo, scendere in guerra in qualche modo, come lo hanno fatto in questo conflitto? L'hanno fatto nella maniera più esplicita, più diretta. Hanno emesso quello che io definisco un editto bulgaro che farebbe piacere ai Berlusconi che sono in noi, perché hanno bandito questo editto che poi è stato ripreso ovviamente da tutte le agenzie di stampa. In particolare noi riportiamo il take della Reuters, che è stato il primo a uscire, la traduzione ovviamente del take della Reuters, dove si dice appunto che in alcune nazioni che sono interessate per vari motivi da questa recrudescenza di guerra, e ci sono ovviamente gli estremi di tutte queste nazioni, fra cui ovviamente l'Ucraina, che purtroppo è la nazione che in questo momento sta subendo questa invasione da parte della Russia. Facebook, per bocca appunto dei suoi dirigenti, concede alle persone che risiedono in queste nazioni di potersi esprimere contro la Russia e contro Putin e contro i militari in modi e secondo criteri che invece sarebbero contrari ai regolamenti. Verrebbero bloccati, no? Sono contrari ai regolamenti del social, di Facebook. Quindi di fatto si concede di utilizzare un linguaggio che altrimenti non sarebbe concesso, quindi è una sorta appunto di concessione che viene fatta agli utenti. E insomma è una, come dire, ha messo tutti e due i piedi nel piatto, no? Si potrebbe dire, cioè è un'entrata a gamba tesa intanto nella guerra, e questa è già un'altra notizia evidentemente, sì. Ma soprattutto nella vita di ciascuno di noi, perché appunto si è sancito in modo effettivo con delle parole scritte, quindi con come dicevano i latini scripta manent, no, quindi con qualcosa che rimarrà e non saranno soltanto parole che si perdono nell'etere, si è sancito per la prima volta quello che un grande esperto di queste cose che si chiama Nicola Zamperini, che è anche lui un giornalista e uno scrittore, definisce le metanazioni digitali, cioè alla fin fine questa definizione, secondo me, fotografa molto bene quello che sono le cosiddette OTT, insomma i grandi player, le grandi piattaforme, che a questo punto, e con questo appunto, e con questa presa di posizione di Zuckerberg in modo molto preciso, non sono più soltanto degli imprenditori, non sono più soltanto un posto dove la gente fa cose, ma sono a questo punto qualcosa di transnazionale, no? Qualcosa che va oltre la sovranità degli stati. Fermati un attimo, perché questo poi è un altro tema successivo, ma voglio fermarmi un attimo sul punto, no? Perché tu ti occupi anche di libertà di informazione, no? E secondo me questo è un punto dirimente, perché di fatto poi arriveremo a capire, come dire, anche con
con se ha ragione o meno queste società di fatto possono in qualche modo o riescono a accendere la luce verde o la luce rossa sulle nostre, su quello che noi dobbiamo e vogliamo esprimerci, sia giusto o meno, ma di fatto quello che è accaduto è questo, cioè viene deciso a un certo punto se un modo di esprimersi è giusto o sbagliato, o meglio, un modo che era considerato sbagliato viene considerato giusto in ragione di uno schieramento bellico. Ora qui, lo voglio dire fin dall'inizio, qui non si sta parlando di chi ha ragione o torto tra la Russia o Putin o tra l'Ucraina e la Russia, chiaramente, si sta parlando della libertà e della possibilità di esprimersi in un certo modo e soprattutto di azioni che poi rischiano di creare dei precedenti anche molto, molto importanti, perché è come se dal domani i giornalisti cominciassero a parlare in un modo che il nostro codice deontologico invece ci impone di non utilizzare. Noi abbiamo un codice che non cambia come, a seconda di come cambia il contesto del momento, no? Invece grandi società di questo tipo hanno la possibilità di farlo o hanno deciso di farlo, questo di per sé è abbastanza eclatante, no? Stamattina stavo riflettendo proprio sulle cose che ci saremmo detti oggi pomeriggio e nel frattempo camminavo, passeggiavo e sono passato davanti a un condominio e come in tanti condomini succede c'era un bel cartello fuori dove c'era scritto la pubblicità qui non è ammessa. E allora mi è venuto in mente questa cosa di Zuckerberg e ho fatto 2+2, no? Cioè noi viviamo questa contraddizione, no? La nostra società è una società estremamente contraddittoria rispetto al nostro approccio al mondo digitale, perché da una parte lo consideriamo sciocchezzuole, no? Vabbè, Facebook, sì, che vuoi che sia, dall'altra facciamo invece crociate importantissime su determinate questioni, tipo il cyberbullismo, tipo i discorsi d'odio, l'hate speech, tipo appunto la cybersicurezza, che comincia ad essere una questione sulla quale dobbiamo ovviamente diventare molto 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 più esperti, perché bravi, continuiamo, sì, a non avere l'approccio corretto, no, rispetto alla sicurezza dentro il cyberspazio e quindi dentro le nostre bacheche digitali e tutto il mondo nel quale viviamo quotidianamente, ovviamente. Per cui questa dicotomia non va bene, non possiamo continuare a pensare a un pre e a un post, a un'analogica e a un digitale, a qualcosa che sta dentro un oggetto, certo, come il tablet o come un telefono, e poi però la nostra vita concreta si svolge in un altro modo. Oramai le questioni non stanno più in questo modo. L'ingresso no, delle grandi piattaforme dentro a un conflitto che rischia di diventare qualcosa di ancora peggiore, no? Siamo tutti ovviamente col fiato sospeso sia per le sorti dell'Ucraina che per quello che può essere lo sviluppo di questo conflitto, no? Per cui l'entrata a gamba tesa di queste, come definirle, aziende, perché alla fine è davvero difficile trovare una definizione che sia corretta, no? Dentro a scenari politici, no? Dentro a scenari che si riflettono in modo diretto nella vita di ciascuno di noi, insomma è come se la Fiat ci desse il permesso di poter usare l'auto, e non va bene, cioè evidentemente. Soprattutto, no? Se la natura doveva essere quella di essere un mero contenitore, ora che queste piattaforme non fossero soltanto dei contenitori forse l'avevamo già in qualche modo capito. Te dici però addirittura sono delle metanazioni, cioè riprendendo una definizione di un collega che citavi prima, perché, che cosa significa? Significa appunto che sono transnazionali, no? Che le leggi che vengono applicate dentro a questi conglomerati sono leggi che vanno oltre la sovranità nazionale. Passano sopra. Il caso specifico dell'editto di Zuckerberg, io continuo a chiamarlo così, ma non perché effettivamente è una presa di posizione talmente netta che non può essere chiamata in un altro modo, no? Cioè lì si determina che cosa può fare o non può fare qualcuno, no? Attraverso i loro strumenti, ovviamente, perché non è che possono determinare, certo, no, le cose che faranno le persone. Però se ci pensiamo, la risposta degli ambasciatori di russi, no, a questa presa di posizione di Zuckerberg fa ancora più paura, perché gli ambasciatori russi
se ne vengono fuori con questa risposta appunto al take della Reuters, dicendo, cioè nel pezzo ovviamente, dicendo ma chi ha dato a Facebook la titolarità delle decisioni sulle nazioni sovrane? Gliela diamo noi ogni giorno, ovviamente, questa è una cosa che ripetiamo tutte le volte che ci vediamo, sì. No? Cioè quando noi sottoscriviamo un contratto con un'azienda, nel caso specifico Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta, insomma, sottoscriviamo delle regole che loro ci mettono lì come un regolamento contratto, senza nemmeno leggere niente, preme accetto, cioè, lì è il momento in cui si sta. Saranno regole vessatorie, saranno quello che ci pare, il problema è che noi sottoscriviamo un contratto e a quel punto, qualche tempo fa mi ricordo abbiamo fatto una trasmissione sul riconoscimento facciale, no? Perché a un certo punto nel famoso contratto di Facebook era venuta fuori da parte dell'azienda la possibilità di mettere fra queste clausole anche l'obbligo del riconoscimento facciale. Per fortuna qualcuno se n'è accorto e questo obbligo è saltato. Senti, voglio chiederti un paio di cose su questo. La prima è questa. Questo editto di Facebook, ma anche come dire, la scelta forte di alcune aziende, di alcune piattaforme di uscire dai confini russi, sono scelte, secondo te, dettate puramente e solamente dal commercio, cioè nel senso hanno una logica commerciale per cui in questo momento, visto che l'area tira in una determinata situazione, seguono quella direzione o determinano in qualche modo anche le scelte, la sensibilità comune che abbiamo su quel determinato fatto? Allora, intanto dal punto di vista commerciale sono scelte sbagliate, nel senso che uno comunque chiude dei mercati, certo, per cui ovviamente non sarebbero scelte da fare, per cui evidentemente sono scelte che vanno in un altro senso. Il fatto che siano state fatte queste scelte ci deve ovviamente far riflettere, perché anche lì si determina, no, la chiusura di spazi che noi usiamo continuamente e dentro i quali viviamo la nostra vita, non è che facciamo soltanto no, quella specificazione, quindi Netflix non è solo il posto dove noi fruiamo di contenuti audio video, cioè, quindi evidentemente si limita molto la libertà delle persone, anche questo aspetto va un attimo ragionato. Poi c'è un effetto contrario, no? Cioè, sempre nel pezzo noi parliamo di un ministro ucraino che chiede ad Elon Musk la possibilità di utilizzare i suoi satelliti, visto che Elon Musk è un fantastiliardario che possiede satelliti, beato lui, e di usare questi satelliti per non oscurare l'Ucraina, che durante la guerra ovviamente avrà problemi, avrebbe avuto, invece non li ha a quanto pare, e quindi questo aspetto evidentemente fa parte anche questo del conflitto in modo trasversale e a gamba tesa, no? Per cui il ministro chiede a Elon Musk punta i tuoi satelliti su di noi così internet continuerà a funzionare, e Musk lo fa. Che oltretutto, voglio dire, anche lì, se andiamo a fare due conti, no, ci sono aspetti evidentemente che non possono stare, così come Netflix si taglia un mercato e quindi perde soldi, lo stesso Musk i satelliti li userà per altri motivi, evidentemente, quindi se li concede gratuitamente all'Ucraina, ovviamente ci sono altri aspetti che entrano in gioco. No? Quindi, da una parte c'è l'editto di Facebook che è preciso ed è estremamente grave perché è, come dire, costituisce una pietra miliare, perché è veramente un'entrata a gamba tesa, però dall'altra ci sono tutti questi altri aspetti che sono ugualmente estremamente importanti e che ci mettono in una condizione differente, cioè a questo punto è davvero difficile ignorare il nostro stato. Cioè. Ecco, questo è anche un tema, no? Allargando un po' lo sguardo, però che insomma forse è stato compreso fin dall'inizio anche rispetto a questo conflitto, perché una guerra così mediatica o mediatizzata, se potremmo dire, forse non si era mai vista, no? Un po' perché anche le possibilità evidentemente dei tanti cittadini del paese, dell'Ucraina in particolare, di avere mezzi, come dire, come un telefonino, di poter fare video in diretta o collegamento in diretta è molto maggiore rispetto ad altri conflitti che abbiamo visto in altri luoghi, ma anche perché evidentemente la stessa propaganda che viene usata, ad esempio, da Zelensky e non solo, sono molto forti e mirano, come dire, a dare dei messaggi molto precisi. La propaganda è sempre ovviamente molto forte quando ci sono dei conflitti, in questo caso però si sfruttano anche tanto le piattaforme social, insomma dall'altra parte sono contenitori, sono luoghi dove si fa anche propaganda di guerra, no?
È un ragionamento molto delicato e molto intricato, ma che però a me piacerebbe molto poter fare, nel senso che qui si parla veramente al 100% di giornalismo e dell'uso che si fa di questo, di questo lavoro, di questa professione. Cioè, da una parte tu pensa a una condizione come quella appunto del, come viene raccontata questa, guerra, no? Siamo in un'epoca in cui teoricamente possiamo fare dirette ovunque, in qualunque punto del mondo e con mezzi leggerissimi, sì, no? Sì. Non abbiamo più bisogno della troupe, non abbiamo più bisogno del camera, non abbiamo più bisogno di, tutta una serie di cose. Dall'altra parte però vediamo che il mainstream racconta la guerra in un modo, come definirlo, carente, non voglio fare critiche, no, non mi interessa ovviamente, però c'è la ragione oggettiva, no? Come si racconta un conflitto? Il conflitto lo dovresti raccontare stando sul campo di battaglia. Certo. I grandi cronisti di guerra che tutti noi ricordiamo, che tutti noi evochiamo continuamente, sono degli esempi fulgidi, no? Ce ne sono stati anche italiani, ce ne sono di tutte le nazionalità. Molti di loro purtroppo facendo il loro mestiere sono anche rimasti uccisi. Quindi come si racconta una guerra? La guerra si racconta dal fronte. Invece questa guerra, che è una guerra che viene raccontata 24 ore su 24 con migliaia di strumenti, con la possibilità appunto di utilizzare tutte queste tecnologie che ovviamente ci dovrebbero aiutare, invece continua a essere una guerra telefonata dal punto di vista del racconto del mainstream, no? Cioè, e comunque, viva Dio, ci sono giornalisti sul campo che in ogni caso provano a fare il loro mestiere. Dall'altra parte però, se vai a vedere attraverso appunto le piattaforme cosa invece sta succedendo, e tu ti accorgi che i cittadini la raccontano la guerra, e la raccontano molto meglio dei giornalisti, e in modi pericolosissimi, ma sai, ci sono in mezzo. Certo. Quindi avendo a disposizione lo stesso oggetto di cui avrebbero la possibilità, che potrebbero utilizzare anche gli stessi giornalisti, a quel punto quello che passa, passa, no? Il concetto del citizen journalism è una roba oramai arrivata da 15 anni nelle nostre piazze. Questo è una grande domanda, no? Allora qual è il nostro ruolo a questo punto, se come dire il racconto, anche quello se volete più vero, più crudo, viene fatto direttamente dalle persone, forse starebbe a noi decodificarlo, magari contenerlo. Ma è chiaro, quello non è mica giornalismo, no? Cioè voglio dire, anche lì la pietra angolare del citizen journalism praticato fu l'arresto del grande terrorista, no? L'arresto e l'uccisione del grande terrorista, cioè il, ora mi sfugge il nome, ma insomma quello delle Torri Gemelle, per capirsi, Osama Bin Laden. Di Osama Bin Laden. Ecco, cioè quello fu un racconto che arrivò ai media, sì, di tutto il mondo attraverso un omino, sì, che stava lì e che vide arrivare gli elicotteri dei Marines e assistette, no? A tutta la cosa, e la riprese in modo ovviamente del tutto casuale e senza nessuna professionalità, era buio, per cui si vede pochissimo, però cioè, quella cosa lì fece la differenza, no? E noi, grazie a quella cosa lì, abbiamo potuto assistere quasi in diretta alla cattura di Osama Bin Laden, cosa che ovviamente doveva rimanere segreta. Certo. Pensiamo a Julian Assange, cioè voglio dire, è notizia di questi giorni. Questo disgraziato rischia di essere estradato dall'Inghilterra e di andare in America, dove lo condanneranno sicuramente a X ergastoli. Cioè, eppure che cosa ha fatto Assange alla fin fine? No? Ha fatto il giornalista, ha reso possibile un procedimento che starebbe in capo ai giornalisti, no? Certo. Quello di andare a cercare le carte per poter dimostrare la notiziabilità di alcuni fatti, no? E anche peggio, insomma, perché poi pensiamo a Snowden, sì, cioè voglio dire, certo, ci sono delle figure che tra l'altro, dall'altra parte invece, come dire, anche su questo bisogna per forza spendere una parola, come dire, l'Ucraina ha forse anche gioco facile nella propaganda, soprattutto lo si fa attraverso i media, perché dall'altra parte il sistema russo invece è estremamente chiuso, sia verso l'esterno che anche all'interno, insomma sappiamo le difficoltà di fare giornalismo laggiù, della scarsa libertà di stampa e anche però della difficoltà, come dire, a far passare dei messaggi all'esterno, al netto di barriere, no, che vengono poste
poste anche proprio per prese di posizione anche di grandi gruppi, laggiù non, è una situazione per altri versi estremamente complicata. E infatti il giornalismo è fondamentale, serve tantissimo, serve molto di più adesso di prima ovviamente, perché tu hai usato il termine giusto, no? Zelensky fa propaganda, Zelensky avrà anche ragioni da vendere, ci mancherebbe, però non è un giornalista e non è lì a fare il giornalista ovviamente, lui usa in modo ottimo perché viene valutato benissimo da un sacco di analisti sapienti, no? Usa molto bene i social, del resto insomma è la persona che in questo momento, su cui in questo momento sono puntati gli occhi di tutto il mondo evidentemente, perché rappresenta un paese che sta subendo un'aggressione che tutti noi repelliamo, quindi cioè, evidentemente lui fa al meglio un certo tipo di lavoro, del resto non ci dimentichiamo mai, è un personaggio televisivo, certo. Quindi se non lo sa fare lui che prima di quello faceva l'intrattenitore, certo. No, vuol dire che insomma avremmo sbagliato qualcosa, è chiaro che in quel ruolo lì, che non è più quello dell'intrattenitore ma quello del presidente di uno Stato sovrano, beh insomma deve dire altre cose evidentemente, no? Quindi il giornalismo è dirimente, cioè fa la differenza senza alcun dubbio e la farà sempre di più, però stiamo parlando di giornalismo, quindi dobbiamo distinguere in modo molto preciso che cosa raccogliamo, che cosa va in onda, chi lo manda in onda e perché. Quindi il giornalista da questo punto di vista capisse finalmente qual è il suo posto in questo mondo, che è ovviamente molto cambiato, potrebbe fare grandi cose, grandissime cose. Senti, voglio chiederti l'ultimo paio di cose. La prima riguarda questo, proprio il nostro ruolo. In parte ne abbiamo già parlato, no? Però è una domanda che ti faccio spesso. Noi, insomma, con Marco ci vediamo abbastanza regolarmente in questa trasmissione e ogni volta bisognerebbe aggiornare, come dire, l'orologio della nostra educazione digitale italiana, sia per quanto riguarda il comparto del settore dei giornalisti, sia per quanto riguarda chiunque, insomma, le persone comuni, perché è un tema trasversale, dovrebbe riguardare tutti. Come siamo messi in Italia? Ma non è cambiato un granché purtroppo, perché continuiamo a preoccuparci di cose che non sono il centro del ragionamento, continuiamo a perderci mille rivoli, continuiamo a decidere cose, non lo so, ti faccio due o tre esempi così almeno cerchiamo di capirci, cioè sta arrivando il 5G, oramai tutti lo vendono, siamo pronti, le compagnie lo propongono eccetera, allora da una parte in realtà il paese non è cablato, quindi non so cosa stiano vendendo, perché stiamo ancora molto bassi rispetto alla necessaria fibra ottica che servirebbe per poter lavorare davvero col 5G, quindi ci sono delle aree del paese che vanno bene, ma che insomma andavano bene forse anche prima, e la maggior parte delle aree che non funzionano, e quindi però sul 5G sono stati stanziati dal nostro governo milioni di euro in promozione, cioè nel senso questi milioni, non so se ci hai fatto caso, queste campagne sono già in corso, per il momento si rivolgono alle aziende, poi piano piano arriveranno ai privati, ci sono già 2500 euro per accedere al comparto business facendo l'abbonamento al 5G di varie aziende, ci sono spot in televisione già da un po', e quelli sono soldi dello Stato, cioè non è che sono le aziende che mettono soldi, perché lo Stato negli ultimi provvedimenti che poi sono contenuti nel PNRR ha messo a disposizione, ora non ricordo la cifra, ma è una cifra importante, sono milioni di euro, proprio per promuovere la cosiddetta transizione digitale attraverso la realizzazione delle reti 5G. Ma non è così che si fa la promozione. Cioè, quello è un lato, ma poi c'è tutto. Danno i soldi alle aziende, sono bravi tutti, insomma, sì. Non lo so, voglio dire, l'altro giorno ho sentito una notizia che non c'entra nulla, ma che mi sembra divertente, cioè un famosissimo armatore, proprietario di una compagnia di traghetti che lavora moltissimo anche in Toscana, non voglio fare nomi, insomma c'è un processo perché ha comprato un'altra compagnia e questa compagnia era di Stato e deve dare allo Stato, è 10 anni che l'ha comprata questa compagnia e deve dare ancora allo Stato 180 milioni di euro. Dico vabbè, a fare l'imprenditore così sono bravi tutti, voglio certo. Dire. Cioè. Saremmo tutti dei grandi imprenditori. 30, 60, 90 e 10 anni è la formula. Senti, ti devo chiedere l'ultima cosa, abbiamo un minuto scarso ma voglio chiedertelo, rispetto alla Fiera Digit, una fiera sempre interessante, soprattutto anche per aggiornare, per fare il punto appunto su come sta andando questo, insomma, tutto il settore.
come è andato durante il Covid, più o meno ne abbiamo già parlato, l'importante è capire come andrà insomma, quest'anno e il prossimo. Stiamo ricominciando a lavorarci, torneremo in presenza, ora vabbè, siamo tutti in trincea perché ci sono nuove recrudescenze virali. Infatti, parlare di post-Covid è sbagliatissimo. che vanno valutate evidentemente, ma insomma l'idea è quella di tornare, tra l'altro insomma l'Ordine dei giornalisti della Toscana ci sta dando retta, per cui vediamo un attimo come muoversi. Io rimango però dell'idea che appunto al di là degli eventi come Digit, l'aspetto che non sta funzionando e che non sta succedendo è l'alfabetizzazione delle persone, quindi mi dispiace molto che non vengano usate competenze che anche noi abbiamo e che tantissima altra gente ha, ovviamente, ci mancherebbe, nel modo opportuno. Insomma, bisognerebbe davvero formare le persone. Il pezzo che uscirà domani su LSD, faccio un po' di pubblicità, sì. Si chiama Matematici e non informatici e parla proprio di questo aspetto, partendo sempre da osservazioni fatte da persone molto più grandi di noi, che poi magari ci hanno scritto dei libri, e che però è un fatto fondamentale. Uno degli aspetti che, a proposito di alfabetizzazione digitale, sta accadendo più spesso è vedere che molte scuole, soprattutto elementari, addirittura asili, fanno fare coding ai bambini, no? Cioè insegnano la programmazione ai bambini. Allora, insegnare la programmazione ai bambini perché dovrebbe servire per capire bene qual è il nostro ruolo nel mondo che nel frattempo è diventato digitale? Cioè, creare programmatori ha senso rispetto a questa cosa? Io trovo che non sia questa la strada giusta, è la cultura che fa la differenza, qualunque cultura ovviamente, qualunque tipo di cultura, certo. Non la tecnologia fatta diventare un modello di vita, questo è drammatico. Grazie mille Marco Renzi per essere stato con noi, grazie anche per il lavoro con l'SD, è sempre molto interessante, noi lo invitiamo volentieri quando parliamo di questi temi e altro, per adesso ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e alla prossima.